Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Stamattina, sulla versione JP, ovviamente, di Dissidia, Final Fantasy Opera Omnia, ci siamo svegliati così. Con questo banner, con questa immagine che praticamente ci ha sorpreso un pochettino, anche se da un lato forse c'è chi se lo aspettava, ma abbiamo un banner dedicato natalizio, ovviamente, con protagonista tripla BT, Van, Kefka e Ardyn, che prenderanno il loro livello 80 giorno 25 e possiederanno a quanto pare anche le LED Extend. Inoltre Van subisce rework che è già stato applicato al personaggio, in quanto come dire, gli sviluppatori in generale si sono fatti perdonare dello slittamento di Setzer. Se vi ricordate bene, Setzer era stato posticipato di un giorno per dei problemi interni riguardanti appunto le skin delle armi che dovevano uscire insieme a lui. Bene, oggi ci hanno svegliato con questa notizia, quindi con questo banner che sarà ovviamente attivo a partire da giorno 25, ma i personaggi in questione possono già prendere il livello 80 e inoltre Van è stato reworkato. Van è stato reworkato trasformando praticamente tutte le sue skill in multi-hit. Molto interessante, adesso fa praticamente 4 hit più 4 hit più 5 hit ripetute tutte durante la mastery delle sue skill, che come ben sapete per il personaggio già maxato viene sbloccato dopo il secondo utilizzo, cioè al secondo utilizzo, quindi veramente tanta robetta. E detto questo, bisognerà vederlo poi successivamente anche domani, cioè domani nel senso del 25 più che altro, per vedere anche se prendono LED Extend. Bisogna vedere perché io personalmente non l'ho trovato tra le notizie, ma teoricamente se mettono il banner e gli fanno raggiungere il livello 80 probabilmente daranno estensione LED a tutti quanti, il che sarebbe effettivamente anche ora. E sono anche molto curioso di vedere come diventeranno questi personaggi con LED Extend. Hanno del buon potenziale e vedremo effettivamente che cosa succederà. Infatti la notizia, come potete vedere, abbiamo la prima multisummon gratuita, dato che questo banner farà parte della campagna invernale che stiamo vivendo in questo momento, e poi avranno la possibilità, vedete, di avere BT ed LD. Inoltre, già a partire da oggi, quindi dal 23, sarà possibile ottenere praticamente il livello 80 per questi personaggi, che comunque sia è abbastanza interessante. Però bisogna vedere se avranno l'estensione. A Natale bacia speciale. Inoltre l'aggiornamento dei dati in linea, livelli massimo di Kefka. Ok. Sì, a quanto pare ci saranno altri dettagli che verranno rilasciati il giorno 25. Però per il momento l'unica cosa che è stata aggiornata è stato il rework di Van e il fatto che tutti questi personaggi possano prendere il livello 80. Infatti, come potete vedere, qui abbiamo anche la notizia praticamente di Van reworkato. Come potete vedere, doveva uscire giorno 25, come c'è scritto qua, mentre invece è stato anticipato a giorno 23. E come potete vedere abbiamo 4 hit bravery più HP, 4 hit bravery più HP ripetuto due volte, qua 5 hit bravery più HP, 5 hit bravery più HP ripetuto due volte, e qua ancora poi 4 hit bravery più HP due volte, 4 hit bravery più HP ripetuto tre volte. Cioè è diventato tutto praticamente un multi hit continuo, quindi veramente veramente figo. Lo voglio vedere in azione, lo proverò sicuramente a breve. E poi vedremo anche come sarà combinato. Va bene. Detto questo, oggi esce anche la Boss Rush. Boss Rush che rilascia la LD di Leon, che sblocca
trucca una trappola personalizzata che si chiama Drain HP, una cosa del genere, dove praticamente ogni qualvolta il nostro avversario agisce, scatta la trappola che ci permette di infliggere danni brevi più HP e cura a noi stessi, a tutto quanto il party. Quindi abbastanza interessante. Reprint dell'LD di Jack, che è un'ottima LD, e insieme ovviamente alla Burst di Tidus, che è praticamente sinergico anche in questo banner. Non ci sono altri banner a disposizione perché l'altro esce praticamente a Natale, quindi ancora non è stato inserito, però abbiamo questo. Leon sinceramente mi piace, ce l'ho anche completo, quindi se trovassi le LD sinceramente schifo non mi farebbe, per cui penso che qualche ticket lo andremo a tirare comunque. Detto questo, però, prima ci facciamo la nostra consueta multisummon con una bella orb dorata. Vediamo se magari non ho bisogno di spendere altro, sarebbe bello. Ma vediamo un pochettino. Sarebbe anche bello prendere la BT di Hardin 25, sinceramente, perché mi piacerebbe avere la BT di Hardin, dato che qui non ce l'ho. Ok, 35 di Leon, LD di Leon. Benissimo, benissimo. Ce ne usciamo con solo la free. Ottima. Ce ne usciamo con solo la free. Va benissimo. Va benissimo, va benissimo. Non ho bisogno di cercare altro. Volevo tentare in realtà anche per la BT di Tidus. Beh, proprio sta BT di Tidus non vogliono farmela avere. Vediamo come va il banner del 25 con Hardin e con Hardin, Van, eccetera eccetera, anche perché in quel banner a me mancano sia Kefka che Hardin, quindi chissà, magari qualche gemmozza possiamo anche buttargliela messa così, però vedremo, vedremo. Non voglio sbilanciarmi più del dovuto. Detto questo, penso che il video possa anche finire qui. Non ho bisogno di spendere altre gemme, non ho bisogno di spendere altri ticket. Quindi queste sono le news provenienti dalla versione JP. Van rework, livello 80 per Hardin, Kefka e Van, ed LD di Leon, che vedremo possibilmente all'opera stasera, ovviamente sempre sul sito Viola a partire dalle ore 21. Quindi non mancate, anche perché probabilmente ci faremo gli auguri di Natale in live, mentre appunto faremo la boss rush tutti quanti insieme, e poi forse in tarda serata, se vogliamo continuare a stare un pochettino insieme per iniziare diciamo il 24 la vigilia tutti quanti insieme, faremo anche un po' di Genshin Impact. Detto questo, io vi aspetto stasera, vi auguro buona fortuna con le vostre pull, e detto questo ci becchiamo come sempre alla prossima. Bye bye.